Buonasera a tutti e bentornati al Big Rock Clay Show. Io sono Rachele e qui con me oggi invece c'è Fabio. Ciao a tutti, ciao, sono Fabio, sono un insegnante di Big Rock come Rachele. Bene, e al Big Rock Clay Show, come ogni mercoledì ormai da ben due mercoledì, invitiamo un ex Big Rocker a raccontarci un po' la sua esperienza, cosa ha fatto prima di Big Rock, dopo, cosa sta facendo adesso, e gli facciamo un po' di domande. Oggi qui con noi c'è Marco Masotti, un compositor che è di tutto rispetto, considerati i film che, di cui si può vantare, considerato che parliamo sì. Black Widow, parliamo di Spider-Man, parliamo di film che sicuramente non passano in secondo piano, per cui lo portiamo subito qui con noi. Ciao Marco. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ciao. Bene, Marco, partiamo subito, che sicuramente sarà bella densa questa chiacchierata, e invito i nostri spettatori a sfruttare questa grande occasione e chiederci e scrivere in chat, così polpiamo un po' questo mondo del compositing, che a volte non è troppo considerato ma porta un sacco di gioie. Allora, innanzitutto dei dolori. Innanzitutto, vabbè, raccontaci un po' la tua storia, cosa hai fatto prima di Big Rock, dopo, come sei arrivato, dove sei arrivato, dove sei adesso, da dove ci stai chiamando. Beh, io adesso vi sto chiamando da Roma, in città natale, dove diciamo tutto è partito e tutto un po' è tornato in questo momento. E io semplicemente dopo il diploma non sapevo cosa fare della mia vita, come tantissime altre persone, e mia sorella, che stalkerava in realtà Big Rock da tanti anni, mi diceva: senti, ma perché non vai a dare un'occhiata, perché non ti informi? Io non avevo mai manifestato un interesse così grande per quello che poteva essere la computer grafica o gli effetti speciali, però, come diciamo tutti i 19enni, 18 anni, mi piacevano anche i film, mi piacevano i film della Pixar. Quindi quando poi ho visto il sito di Big Rock, insomma, ho deciso di andare a parlare di andare su, a fare un giro per le classi e vedere un po' di che cosa si stava parlando. E, però ovviamente è stato un po' tipo amore a prima vista per me, che mi sembrava tutto nuovo, anche andare via da Roma, andare in una realtà così persa nel verde, per me era, voleva dire tanto. Quindi mi sono semplicemente iscritto, ho fatto i sei mesi di master che fanno tutti, poi insieme a un altro gruppo di ragazzi ho fatto i Red, e dopo quindi un anno di esperienza là in Veneto con Big Rock, sono tornato a Roma. Sono tornato a Roma semplicemente per riavvicinarmi un po' alla mia città, eccetera, fare i primi lavoretti, quelli molto modesti, però insomma le prime esperienze lavorative un po' arrabattate. Giusto per tenere il ferro battuto proprio dopo il master. Esattamente, anche perché poi sì, lo sapete, se poi ti lasci andare, eccetera, perdi il ritmo e tutto quanto. Sì. Io a Big Rock in realtà non facevo comp, non avevo neanche idea di cosa fosse in verità fare compositing, cosa fosse compositing in Nuke, il software insomma di riferimento. Io mi divertivo tantissimo in After Effects, e lato 3D mi dilettavo con lighting, e quindi sostanzialmente facevo i render e poi li editavo, oppure comunque li compositavo a modo mio un po' su After Effects. E quindi poi durante Red ho continuato a fare questo sostanzialmente, e ho semplicemente sviluppato quello che era un po' un interesse più forte rispetto alle altre materie per quanto riguarda il compositing. Poi ovviamente molti anche insegnanti di Big Rock all'epoca mi dicevano che Nuke era comunque il software di riferimento, e allora un po' me lo sono andato a guardare, come tanti, solo su tutorial. E quando sono tornato a Roma io ho iniziato a lavorare sempre con After Effects, poi parallelamente studicchiavo Nuke, però Nuke è un programma molto complicato, soprattutto è un programma a base nodale, mentre After Effects è basato sui livelli, e quindi il salto per me era molto difficile, non capivo appieno determinate cose, quindi ho deciso
di investire su un altro corso di formazione per studiare appieno NUC e cos'è alla fine il compositing in sé, tutta la sua teoria dietro, perché una volta imparata la teoria puoi usare un qualsiasi programma sostanzialmente. Non è che ce ne siano tanti, però puoi usare quello, qualsiasi strumento vuoi. E niente, quindi passati che erano un anno e mezzo, quasi 2 anni, tra lavoretti e studio, ho fatto questo corso e niente, è stato molto intensivo. Poi 6 mesi dopo, insomma, in 7 mesi facendo il reel, che è stato veramente lungo e faticoso, sono alla fine, da che ricordo, sono andato in Germania, sono stato 2 anni in Germania, sono saltato subito, è stato tutto abbastanza veloce per me, sono andato in Germania, poi sono andato a Londra, dove ho passato gli ultimi 3 anni, fino a novembre dell'anno scorso, dove bene o male, per causa Covid, causa tanti altri motivi, sono tornato a Roma, dove da novembre fino a 3 settimane fa lavoravo in remoto con un'azienda di Londra e poi mi sono detto proviamo qualcosa qua in Italia. Insomma, mi sentivo pronto per un'esperienza italiana, romana, mettiamola così, e da 3 settimane che adesso lavoro a Frame by Frame a Roma. E è stato tutto, insomma, siamo arrivati qua, a parte Bello, stasera. bello. E il master che hai fatto? Che master hai fatto? Che non Ti mi ricordi il ricordo, numero? è stato Master 15, Master era il 15. 2013, non mi Ok. ricordo, era il Qua Master sono 13. a grandi livelli di matematica. Sì. Grandi livelli, Bello. scusate, sono Beh. 8 anni fa, quindi devi moltiplicare per due perché ogni anno ci sono due Ci sarebbe master. bene la GIF con tutti i calcoli adesso che si scendono. Esattamente, oppure quella Esatto. che sta corrispondendo, in realtà non so che sta adesso, Beh, quindi comunque sappi che siamo a 32, almeno per quanto riguarda 32. Quindi CG. siamo a più del doppio. Madonna santa. A più del Beh, doppio. tanto, tanto tempo fa, tanto Tanto, tempo tanto fa. tempo fa in una galassia lontana, Sì, poi lontana. sembra sempre il doppio degli anni in realtà, perché appunto ogni 6 mesi scatta l'anno, quindi sembra un sacco di tempo fa. È molto meno di quel che pensiamo, Sì, dai. infatti. Alla fine sono, no, 7 anni. Sì, Sì, ok. 7 anni. Ci Madonna, può il stare, può tempo per stare. me è volato, è veramente volato. Cioè, mi sembra ieri che facevo lezione a Big Rock, sostanzialmente. Beh, Poi diciamo che hai quando ho avuto iniziato un percorso a lavorare. bello pregno, Bello perché denso. cioè, sei uscito da Big Rock, fatto Red. Ti sei imbarcato in un nuovo corso ancora per approfondire della serie, non si finisce mai studiare. Comunque, questo è una Questa cosa è che. una triste verità che Eh sì. non Che tutti si rendono poi è conto. triste, ma fino a un certo punto, perché è una cosa, forse in realtà, una delle cose più stimolanti in Sì, assoluto del nostro lavoro. Non so, anche penso che sarai d'accordo anche tu, Marco, no? perché non si finisce mai di imparare. Non sapevo zero quando sono entrato, sapevo poco più di zero quando sono uscito e sostanzialmente è sempre un continuare a Eh sì. migliorarsi e a Infatti, studiare. a proposito di questo, da Instagram ci chiedevano qual è secondo te la parte più complessa del compositing, magari appunto quella su cui secondo te devi ancora studiare, che devi ancora riuscire a gestire in maniera più accurata. Poi ovviamente in maniera più accurata ai tuoi livelli probabilmente è un'accuratezza che noi comuni mortali non ci immaginiamo La neanche. patata bollente, diciamo, del tuo lavoro, fondamentalmente. Beh, a mio parere, la parte più difficile del compositing è raggiungere la perfezione nello shot, ovvero si fa molto in fretta magari ad arrivare al 90% dello shot, che può essere integrare un personaggio in CG, fare un green screen, si arriva quasi velocemente, passiamo così, quasi velocemente al 90% e l'ultimo 10% è la parte più tosta. È capace che passi giorni in quel 10% che a volte ti sembra impazzire perché ogni volta poi tu devi fare le review a te stesso perché diciamo, almeno all'estero devi presentare al tuo supervisore una versione che è la più pulita possibile. Poi ovviamente ti può dare delle indicazioni artistiche, guarda, questo potrebbe essere più saturo, questo potrebbe essere più verde, eccetera, eccetera. Però per quanto riguarda i tecnicismi, tipo, guarda,
non hai ripreso i dettagli di un capello, guarda, quel track non funziona. Tanti aspetti del compositing, quelli devi sempre stare là pixel per pixel a Il vedere se dettaglio funziona. praticamente, proprio Esattamente. la pennellata finale è la parte più. Esattamente. E ovviamente questo va tutto pari passo al tuo ruolo, junior, mid, senior e quello che è, ma soprattutto va pari passo anche all'azienda dove ti trovi. Probabilmente tutti gli studenti inizieranno in un'azienda piccola e dove magari il livello di qualità è un po' più basso, fino ad andare a aziende sempre più grandi dove ti chiedono veramente di recuperare il pixel più. Insomma, all'angolo dello shot che dici che quando vai a pensare tanto non lo vedrà nessuno, fidati, il tuo supervisore lo vedrà. E quello Certo. la parte, a mio avviso, la parte più difficile del compositing, raggiungere la perfezione quando ti sembra di esserci già arrivato, ma puoi fare 10 review, non ti sembrerà mai perfetto. E alla fine è giusto trovare un compromesso. Ma tra l'altro, a proposito di aziende piccole, grandi, sono soprattutto curiosa della differenza che magari adesso stai notando tra le aziende inglesi, tedesche, italiane, cioè ci sono grandi differenze o l'unica grande differenza è in base a quanto l'azienda è grande, diciamo? Beh, io sono stato in aziende piccole, medie e grandi. Piccole magari in Germania, medie e grandi sia qua in Italia, insomma, dove sto adesso a Frame Frame, mi sento di dire che è un'azienda di medie e grandi dimensioni, per come è la sua, insomma, la prospettiva dove si vedono tra qualche anno e, vabbè, ovviamente anche a Londra, aziende come Cinesite, Framestore, MPC sono ovviamente big di riferimento. La differenza sta soprattutto nei progetti, ovviamente ci sono dei progetti dove il cliente vuole la perfezione, ci sono dei progetti dove il cliente magari non punta tanto in alto a livello proprio di qualità dell'immagine. Questo può essere dettato da quanti soldi sono stati investiti, quanto tempo è chiesto per fare determinate cose. Le differenze le vedi soprattutto nell'organizzazione anche. Perché è facile vedere dei progetti, certo, un'azienda fa film della Marvel, un'altra azienda fa un film magari per il mercato locale, che sia tedesco, italiano, eccetera, o anche una serie minore di HBO, tanto per dire. Però l'organizzazione è molto differente, fa un po' la differenza. Io, per quello che ho potuto notare, a Londra si è strutturati molto come una gigantesca fabbrica, una gigantesca macchina dove 500 dipendenti ci sono, devono essere 500 ingranaggi perfetti. Non si chiede che siano 500 superstar, l'azienda non ha bisogno di 500 superstar, perché gli costerebbe troppo probabilmente. Però quello che si chiede soprattutto a chi entra per la prima volta in un'azienda così grande o comunque un'azienda che sa come lavorare è quella di essere affidabile. Che se ti, si viene, se ti viene dato un task di qualsiasi natura, sanno benissimo che tu ci metterai una settimana, 10 giorni, altri ci metteranno meno, però l'importante è che tu sei affidabile, che tu sei chiaro e anche quando hai un problema lo vai a dire senza problema. Scusate, gioco di parole. Sì, E la no, ma differenza è chiaro. anche questo. Ci sono molti junior che hanno paura di chiedere aiuto perché si sentono sempre come dire, si sentono sempre messi in discussione perché è normale, il mercato è molto competitivo. Però sapere anche dire non riesco a fare questa cosa, ho bisogno di una mano, l'azienda in quel caso ti aiuta. Insomma, queste sono un po' le macro differenze che ho notato, una cultura del lavoro leggermente differente. Senza togliere ovviamente i progetti. Certo, beh, questa è una cosa fondamentale, proprio nell'approccio al lavoro è una cosa fondamentale, riconoscere i propri limiti e non far finta di essere in grado di far tutto di più, insomma, quando... Quello è un bel problema in realtà, perché alla fine gli errori si vedono Sì, e infatti. anche, come dicevo, se il livello di dettaglio è molto alto, ti viene richiesto una cosa, seppur semplice, però di alto livello. Aver paura di ammettere, guarda, non so arrivare, io so arrivare al 90%, ma non so arrivare a quel 10, a quel 100%, mi manca quel 10. Non è un
cioè, non devi sentirti male, non è un delitto. Infatti. L'azienda ti mette nelle condizioni di arrivare a quel 10% in più aiutandoti con altri colleghi, con training addirittura. Anche si fa training interno, si fa molto training interno nelle grandi aziende. Anche perché immagino che se uno ricopre una posizione da junior, evidentemente se è junior e non senior, quel 10% è anche spiegato dal fatto che magari gli manca quell'esperienza per raggiungerlo a quel 90%. Tra l'altro, banalmente, il fatto di essere in grado anche di riconoscere i propri limiti e ti permette di acquisirli e di migliorarti anche prima rispetto a magari una persona che va via a testa bassa, no, io sono in grado di farlo, vado proprio per la mia strada. Invece fermarsi un po' prima, ammettere un po' di aver bisogno di competenze in più, ti aiuta ad acquisirle prima anche, banalmente. L'umiltà è un po' alla chiave anche di quanto puoi andare avanti, perché o sei una superstar, e ci sono quelle persone che al di là di qualsiasi impostazione caratteriale sono delle macchine, sono veramente, ho incontrato artisti di tutti i tipi, ho incontrato gente che veramente ho incontrato dei maghi, ho incontrato dei stregoni, streghe, gente che fa magie, e però al di là di questo comunque essere umili, essere sempre aperti al dialogo, al confronto soprattutto, è un po', secondo me, anche un elemento molto molto importante, se non uno tra i più importanti, perché puoi essere fortissimo, però magari non riesci a lavorare in team, ed è sempre il discorso delle 500 persone che sono 500 ingranaggi, se uno non funziona, viene semplicemente rimpiazzato. Esatto. Anche questo c'è da dire, insomma, che è facile essere rimpiazzati se le cose non vanno bene. Certo. Sempre per legarci al tema, diciamo, dell'umiltà. Prima hai detto, effettivamente, io sono arrivato che sapevo zero e adesso sono arrivato a sapere poco più di zero, che, detto da una persona che ha lavorato ai film in cui ha lavorato, effettivamente fa sempre un po' di senso, perché ti sembra sempre di parlare con uno che ha fatto dei gran lavoroni. Dalla chat Matteo chiede: in che senso sapevi poco più di zero appena uscito, diciamo, da Big Rock? Cioè, come... le competenze che hai acquisito a Big Rock erano sufficienti, non erano sufficienti? Che cosa ti ha aiutato da Big Rock? Sì, chiede per entrare anche nel mondo del lavoro, insomma. No, io parlando proprio per quella che è stata la mia esperienza, quindi quella poi di diventare un compositor, io non avevo idea che cosa fosse il compositing a Big Rock, e l'ho imparato piano piano facendo i Red e poi dopo studiandolo per conto mio al di fuori della scuola. Quando dico sapevo zero e dopo Big Rock sapevo poco più di zero, era una mia impostazione mentale per non sentirmi arrivato, perché che cosa può succedere dopo Big Rock, che tu abbia fatto i Red o che tu non abbia fatto i Red, ti senti che vuoi iniziare a lavorare. Avrai sempre la voglia di studiare, spero, almeno mi auguro che la gente abbia sempre voglia di migliorarsi e di andare a trovare quelle cose che purtroppo durante la didattica normale in 6 mesi non puoi affrontare. Però sostanzialmente dopo 6 mesi di Big Rock, un anno di Big Rock, magari ti viene voglia, vorresti lavorare, vorresti subito entrare in un'azienda e mettere in pratica quello che hai migliorandoti. Io ho fatto così, ho iniziato con dei lavoretti diciamo normalissimi, grazie all'esperienza che io ho fatto a Big Rock, grazie a quello che ho imparato nella scuola. Però nella mia testa io ero partito da zero e dopo un anno ero poco più di zero, perché non mi sentivo di essere arrivato da qualche parte. Per me era soltanto il primo passo, però perché io mi vedevo veramente partire da zero. Io veramente non avevo neanche mai utilizzato un Macintosh all'epoca. Quindi ti ritrovi sempre in quella prima giornata dove accendete il Mac e tu non hai idea di dove sia il tasto, cose di questo tipo. E avevo a destra e a sinistra, esattamente, a destra e a sinistra avevo gente che aveva già fatto magari, che ne so, triennali presso, che ne so, di architettura, allora magari sapevano già destreggiarsi su qualche programma di 3D, oppure c'è chi aveva fatto l'Accademia Italiana del Videogioco e modellava come un pazzo, cioè sapeva modellare dei Gundam, e per me...
fare il cubo con l'alienetto e le orecchie estruse Era già era magia. già abbastanza, capito? Quindi per quello io vedevo anche da chi ero circondato, no? Mi sentivo quello, uno tra i più giovani probabilmente, quello che ne sapeva meno di tutti. Quindi per me era sempre stato uno stimolo impegnarmi più, non dico più degli altri, però impegnarmi oltre le mie possibilità. E uscito da Big Rock, dopo un anno sentivo che non era abbastanza, sentivo che Big Rock non era abbastanza per arrivare a certi livelli, poi soprattutto diciamo nel compositing. Però questo era semplicemente Certo, la ma mia impressione. banalmente è anche il discorso di prima che facevi, Esatto. del non vederti mai arrivato fondamentalmente, okay? Del continuare a studiare, del continuare ad applicarsi, ti dà la spinta per andare nel mondo del lavoro, ma nel momento in cui arrivi al mondo del lavoro non significa che sei arrivato, è quello il fatto, Assolutamente, non perché ci ero sono arrivato all'epoca corsi e non su sono arrivato corsi. neanche adesso, a mio avviso. Cioè, al di là di tutti i film che io possa sui quali possa aver lavorato, io non mi sento arrivato, cioè, non mi sento arrivato in nessun modo. C'è tanto ancora da imparare, ci sono tante cose che arriveranno nuove. Un conto è anche poi aggiornarsi. Non si Certo. può pensare di studiare 2 anni full intensivi e pensare di aver Boh, ok, fine. Io il mio l'ho fatto, adesso costruito, lavoro, basta, con esatto. quello che No, so, non è così. Anche fine. poi lavorare comunque, se sei in un ambiente giusto, un ambiente stimolante, impari anche lavorando, ovviamente. Cioè, un conto è imparare nella didattica, un conto è imparare proprio sul campo di battaglia, Ah, al beh, lavoro. certo. Sappiamo tutti che è differente, le cose che Sì. impari Le sono ben casistiche. differenti. E Le certo. casistiche, cosa ti ha richiesto, il livello che ti ha richiesto è sicuramente differente. Vabbè, assolutamente. Beh, peraltro, se siete entrambi volenterosi, vedrei questi lavori a questo punto, darei uno scorcio ai film e alla reel di questo personaggio. Facciamo esplodere la bomba. Esatto, vediamo qualcosa di interessante. Bene, adesso. Andare su share video, No, ricarichiamo. Direi un grande wow. Qua ci sarebbe il bottone applausi, eh? Vai, Posso? dai, ti do l'onore. Il C'è bottone scuola applauso. qua? O ce l'abbiamo, usiamolo, no? Esatto. Ok? Bene. Posso stopparlo? No, Ok. credo vada da solo. Beh, io direi che mentre che ci chiacchieriamo magari un po' sopra, la faccio anche riandare, magari senza l'audio. Oddio, cosa ho fatto? Così intanto ci chiacchieriamo un attimo un po' sopra, ma vediamo di continuare a guardarla, che è sicuramente Eh sì, è una bella reel. direi. Cioè, anche il calibro dei progetti a cui hai lavorato,
Cioè, non è mica paglia. No, no, no. Beh, sono bei progetti. Sono, bei progetti. Insomma, qual è quello che ti, qual è quello che, a cui ti senti più legato, in cui sei messo proprio il sangue, più sangue degli altri? Per come mi sono trovato per tantissimi motivi, sia tecnici che umani, emotivi, è 1917 che ho fatto in PC. Okay. E prima di lui Spider-Man, perché io sono un grande fan di Spider-Man, è stato un sogno per me lavorare a un film col mio supereroe preferito. È stato veramente wow. Però 1917 è stato il progetto più impegnativo al quale ho lavorato, è stato quello che mi ha portato via più ore di sonno, è stato quello più, a mio avviso, tecnicamente più, tra i più complessi, ed è quello che, al quale, insomma, tengo di più, anche perché ha vinto poi successivamente l'Oscar nei migliori VFX, quindi quello, ed ero parte di un team fantastico. Ero veramente nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste, e credo che tutti noi, insomma, di quel progetto abbiamo fatto un lavorone enorme. Ho lavorato con artisti pazzeschi in quei mesi a NPC, e quindi sì, quello è il progetto che, al quale al momento sono più affezionato. Qual è la sensazione di poter dire ho lavorato a un film che ha vinto un Oscar? Beh, cioè, lo senti anche tuo, assolutamente. Per quanto tu possa aver preso lo 0,001% di quell'Oscar, perché non lo so, saremmo stati veramente più di mille, non ho idea, veramente basta vedere i titoli di coda, sì, un paese a lavorarci praticamente. Sì, esattamente. non puoi dire è mio, è solo, certo, mio, assolutamente no. Però sono stato parte di un film che secondo me era pazzesco. Tutto in piano sequenza, shot lunghi 500 frame, e lo shot del compositore in questo A doveva essere, l'ultimo frame doveva combaciare con lo shot del compositore a fianco a te, ed era tecnicamente molto complicato. In risoluzione altissima, tutto ricostruito in CG, il lavoro di Environment è stato incredibile, NPC ha uno dei migliori dipartimenti di Environment, assolutamente, e è stato veramente faticoso. Sono entrato là in punta di piedi pensando fosse un progetto molto più tranquillo, però mi sono ritrovato davanti a c'è questo attore che doveva camminare in mezzo a una stradina circondato da completamente environment in full CG che dovevano integrarsi alla perfezione, ma la parte anche più, e tutto quanto poi amplificato dal fatto che era tutto in piena sequenza, perché quando ci sono gli stacchi di camera è un po' più facile mascherare le cose. Però quando hai 500 frame, la gente rimane così per 500 frame, non vedo il stacco. E vede se cambia qualcosa, se ne accorge. Esattamente, perché puoi vedere tutte le imperfezioni del mondo, ma anche semplicemente un roto che magari è un po' ballerino lo vedi molto di più, ma 500 frame sono tanti. Serve una sinergia pazzesca tra tutto quanto il team, praticamente. No? È stato uno dei team più wow con il quale potessi lavorare, cioè sono ancora in contatto con tutti loro, e tra l'altro praticamente quasi tutti italiani, eravamo quasi tutti italiani là, quindi al di là di questo sento che abbiamo fatto un lavorone, ovviamente diviso con una sorta di lead e ovviamente noi compositor, quindi c'è sempre anche in un team piccolo una mini organizzazione. E questo veramente mi viene la pelle d'oca ripensare a quei mesi, veramente pazzeschi. Quando uno fa il lavoro che gli piace, no? Sì, i risultati si vedono. Cioè, la passione ti viene la pelle d'oca a lavorare, ed è una cosa che non tutti quanti possono dire del proprio lavoro, c'è da dire, no? A mio avviso sì, cioè nel senso il primo film è sempre quello che un po' ti dà quelle emozioni un po' della prima volta, i tuoi primi titoli di coda, fa effetto,
e poi vai piano piano, fai i film, eccetera, e diventa tutto un po' la normalità. Però c'è sempre quel progetto che, impostato in quel modo, non parlo tanto di quanto può essere bello il progetto in sé, ma di quello che provi lavorandoci, che può essere dei colleghi fantastici, può essere un momento dove ti senti forte, dove vedi che le cose ti riescono, magari è il supervisore col quale ti relazioni, sei molto in sintonia con lui. Ci sono una serie di dinamiche che si vanno a creare, Certo. e 1917 è stato quello che... Wow. Bello, 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 bello. bello. Facciamo domande. Vai. Allora, da casa ci chiedono, Da casa. sì, da casa, un Ammettilo che po'. volevi dire questa Da cosa casa. da tanto tempo. Sì, in effetti sì, sono un po' vecchia scuola io su queste robe. Vabbè, comunque, facciamo finta di niente, facciamo finta di non essersene accorti. E ci chiedono se consigli fondamentalmente Big Rock, se secondo te è una delle migliori scuole per potersi formare nel mondo della computer grafica. C'è un po' di conflitto di interessi, diciamo, però comunque. Beh, nel senso, io penso proprio di sì. Ci sono In Italia ci sono tante scuole che fanno VFX e hanno programmi didattici diversi tra di loro. Le stesse scuole hanno un parco docenti diverso tra di loro. C'è chi ha professionisti del settore, c'è chi ha professionisti che vengono dall'estero, c'è chi ha, come Big Rock, sostanzialmente professori che forma dentro la scuola in sé. Io sono arrivato dove sono arrivato grazie a Big Rock, che è stato un po' il mio Big Bang, è stato quello per me. Ovviamente io ho studiato tanti anni fa e sono sicurissimo che i programmi siano leggermente cambiati, si siano aggiornati e che il fatto di avere, quanti siete? 200, non so quanti sarete, 100, più di 100 studenti Sì, siamo sicuramente. su centinaio. Centinaio quest'anno, l'anno scorso 200, insomma. I numeri sono Comunque. quelli. Noi eravamo 50, 52, credo, divisi su tre classi. È diverso. Mi sento di raccomandarla? Sì, se parti da zero, sì. Soprattutto se non hai idea di quello che vuoi fare, non sai la differenza potenziale tra essere un modellatore, essere un rigger, essere un animatore. Cioè, se per te la computer grafica è zero, parti da zero, puoi benissimo andare a Big Rock e aspirare e puoi arrivare ovunque perché le basi te le dà. Se sei una persona che ha già avuto le sue esperienze, ha già delle ottime basi e sai già cosa fare, ti direi allora, se vuoi essere un animatore, vai a fare una scuola di animazione. Se sai cosa vuoi fare, vai su qualcosa di più mirato, ma se vuoi un qualcosa una istruzione a 360 gradi, Big Rock, secondo me, è un'ottima scuola. Anche perché da compositor avere le conoscenze di tutti i dipartimenti mi ha salvato in tante situazioni. Mi ha reso un compositor migliore in prospettiva, e io non lo sapevo quando studiavo. Perché è il dipartimento dove ti affacci con tutti gli altri dipartimenti. Mi sono affacciato con tutti, dalla modellazione al lighting. Tiri le E fila di tutto ovviamente, sì. praticamente. Ovviamente tu sei responsabile del tuo shot, sei responsabile del materiale che sei responsabile. Diciamo che tu supervisioni il materiale che ti arriva, bene o male. Se tu sai che hai un materiale che non va bene, invece di, ovviamente, parte del tuo lavoro sarebbe aggiustarlo. Però puoi anche avere il coraggio di chiedere: possiamo rifarlo? Possiamo migliorarlo, però andando indietro, fare backtracing. E a Framestore, per esempio, dove è l'azienda dove, insomma, mi sono sentito anche un po' più a casa, io lavoravo in stretto contatto con artisti fenomenali, ovviamente, e in tutti i dipartimenti, da lighting a environment a roto prep, perché aiutare un altro artista a capire come vorresti il tuo materiale aiuta entrambi, aiuta quella persona a fare bene il suo lavoro, a fare meglio il suo lavoro, perché poi viene approvato e sai che non tornerà più indietro, e aiuta me in primis perché so che il materiale che ho posso farci affidamento al 300%, perché sarà sempre di qualità, però dargli sempre un'altra occhiata non fa mai male. Sì, avere una visione di insieme su
tutta la pipeline ti permette anche di avere magari lo stesso modo di comunicare e sai qual è il linguaggio anche degli altri reparti. Assolutamente, non sei un pezzo del tuo dipartimento che non parla con nessun altro. Un esempio chiave è stato nel reel, cioè, ci sono delle scene di Spider-Man, quelle sono tutte in full CG e ovviamente potevano sorgere degli errori, ci sono tante cose dentro uno shot full CG che possono andare male, che possono andare non come pianificato, e stare a stretto contatto con i lighter di riferimento, con l'environment artist di riferimento, con l'FX artist di riferimento, io mi sentivo un mini supervisore, mi sentivo il supervisore del mio stesso shot e sapevo il materiale come doveva essere esportato per farmi lavorare al meglio. Quello è stato bellissimo, ma poter parlare di un dipartimento che non è il mio con altre persone è grazie a Big Rock, è grazie a quello che ho studiato a Big Rock. Poi, ripeto, tante cose le impari anche fuori dalla scuola, sempre studiando, però per me è stato vitale studiare a 360 gradi tutta la pipeline di lavoro, da modellazione a rig a lighting. Certo. Beh, infatti qua quante materie ci sono? Ce ne sono un botto, cambiano software praticamente una volta a settimana, quindi è ovvio, si fanno un'infarinatura di tutto quanto per dopo scegliere la strada da prendere, da percorrere. Che dopo sì, anche per avere chiaramente la coscienza di causa per poter decidere quanti magari ex studenti sono arrivati qua dicendo io voglio fare animazione e poi escono e dicono no, in realtà ho capito che voglio fare comp. Perché appunto magari entri che hai un'idea romanzata di quella materia e in sei mesi comunque hai la possibilità di spaziare fra tutte e renderti davvero conto se sei portato, se ti piace, se davvero è quello che ti interessa. Sì, esattamente così. È difficile entrare in una scuola e sapere già dove vuoi andare. È proprio il punto della scuola. La scuola ti aiuta a capire quello che vuoi. Direzione. Io l'ho scoperto quasi per caso durante il mio periodo nei Red. Sì, infatti, spesso e volentieri tanti magari fanno durante il periodo di master hanno un'idea, se fanno Red magari ne hanno un'altra, escono ne hanno un'altra ancora, cioè è tutto un continuo. Sì. Io ho fatto fino ai Red, io in realtà facevo lighting dentro Big Rock e non ero di certo super talentuoso, ovviamente era lighting da studente che era partito da zero. Certo. Quindi tutto può essere, però certo, avere una preparazione a 360 gradi, seppur di base, ti aiuta in qualsiasi dipartimento finirai, da animazione, modellazione, rig, qualsiasi cosa. Sì, ti dà una mano a parlare la stessa lingua con il reparto e non parlare esattamente una lingua completamente diversa, ti immedesima anche nel lavoro dell'altro reparto. Ci sta. Esattamente quello. Che poi da Instagram chiedevano anche in generale cosa ne pensi del compositing in real time, e se è importante conoscerlo per poi entrare effettivamente nell'ambito lavorativo. Beh, compositing in real time non è essenziale per poter lavorare, e più che altro è una tecnica molto costosa che non ti salva da fare compositing, perché è uno strumento fantastico poter girare in green screen e vedere in tempo reale tutto lo scenario compositato, l'environment fatto bene, però nel momento in cui tu vai a vedere magari ci sono dei dettagli che magari non vengono ripresi, non è la perfezione. Manca quel 10%. Manca sempre qualcosa, poi dipende da che tipo di progetto fai. Non è un progetto che non è una tecnologia che si può usare ad altissimi livelli al momento. Non faranno mai un ovviamente stiamo parlando di live, di real time, che è totalmente diverso da un film che vai a vedere. Però mi sento di dire che è una tecnologia fantastica anche per fare previs, anche per se tu hai un progetto dove hai due attori che devono
correre, devono saltare, devono fare delle cose assurde in un contesto totalmente CG, tu hai i punti di riferimento già in live e quindi puoi aiutare gli attori, puoi capire come impostare il 3D in base a quello che già vedi e puoi fare delle modifiche in tempo reale. Però stiamo parlando di sempre una tecnologia molto molto costosa, che non è diffusissima, almeno nei progetti. Io non ho mai lavorato a progetti in real time, compositing in real time. E per rispondere, insomma, alla domanda, non è essenziale saper lavorare in progetti in real time per entrare in un'azienda. Io non ho mai lavorato in progetti in real time. Framestore, MPC, Cinesite, non sono neanche tanti i progetti che prendono così, se mai prendono questi progetti. Tra l'altro, come Non dicevi posso. tu prima, anche all'interno di alcune aziende, ipotizzo, all'interno di progetti così grossi, magari anche così costosi, c'è anche la possibilità di essere formati dall'azienda stessa, magari su una determinata tipologia di lavoro, magari appunto sul real time. Ci sta, cioè magari l'azienda sa che ha bisogno di tot persone per un determinato progetto, sa che magari quelle persone non sono molto afferrate nella materia, le forma. Le fa Certo. training. Mi ricordo quando ho lavorato a Fast and Furious a Framestore, erano tutte sequenze di blue screen e green screen. L'azienda, alle persone che hanno lavorato su quel progetto, ha fatto una sessione di training per assicurarsi che lo standard dei green screen fosse lo stesso. Certo. Perché poi, se vai a vedere magari un artista, cioè il punto è quello, la differenza tra un junior e un senior sta semplicemente nell'esperienza, nel quanto ci mette a fare un determinato lavoro, ma tutti gli shot sono importanti. Il green screen di una persona ferma che guarda fisso nel vuoto è importante tanto quanto un green screen pazzesco con esplosioni e macchine che si cappottano, eccetera. Sono ugualmente importanti. Perché quando vai al cinema devono essere entrambi perfetti. E quindi le aziende ti possono anche aiutare in questo percorso di formazione. Però il real time è un mondo a parte. Da compositor tu non lavori in real time, in realtà. Quindi lavorerai sempre su qualcosa cucinato, scusa, renderizzato, cotto, e niente, lavorerai sempre su quello. Poi è anche una questione di alcuni progetti vengono girati e poi si decide cosa metterci dietro, e poi si fanno questo tipo di valutazioni. Dipende dal progetto, dipende, no? Certo. Di certo non nel cinema. Beh, Interessante. interessante, sì. E Com'è che il tuo workflow è cambiato negli anni? Cioè, immagino che all'inizio tu avessi una sorta di workflow personale tramite studio, anche appunto nei tuoi vari studi durante gli anni. Poi com'è che effettivamente è cambiato? E anche un'altra questione che a volte mi chiedo è: il workflow personale, una volta che entri in azienda, deve essere, diciamo, praticamente abbattuto per potersi integrare nella pipeline aziendale, oppure si può mantenere quello che è magari un setup mentale proprio all'interno dell'azienda? allora, come artista in un'azienda non siamo tutti uguali. Questo anche se provi tu a standardizzare le persone, non ce la puoi fare. Siamo tutti diversi e tutti quanti lavoreremo in modo differente, questo ovunque. Quando io ho iniziato, diciamo dopo gli studi, quando mi sentivo pronto per iniziare a lavorare all'estero, quando sono andato in Germania, io avevo un'idea di come impostare il mio lavoro, che fosse in mani la maniera più chiara e possibile. È ovvio che poi, insomma, dove vai ti devi un po' adeguare. Se l'azienda è più piccola, tende a lasciarti un po' carta bianca, perché non c'è una vera e propria magari struttura e non ci sono le risorse per impostare una struttura di quel tipo. Ma ovviamente se vai in un'azienda come Cinesite, come MPC, devi rispettare degli standard sia qualitativi del tuo lavoro finale, sia anche di come imposti tu il lavoro, perché il tuo progetto di lavoro può essere sempre aperto da qualcun altro, può essere sempre condiviso per un qualsiasi motivo, e se il tuo progetto di lavoro
è un casino e nessuno riesce a leggerlo se non te, è un problema. E questo è capitato, mi è capitato in tantissime aziende, in quasi tutte le aziende dove sono stato. Insomma, dipende. Ci sono senior fantastici che lavorano e sono dei mostri che magari sono disordinati. Ci sono junior che magari peccano un po' nei tecnicismi perché ovviamente non hanno l'esperienza, però sono già impostati che sono molto chiari quando lavorano. E quando hai un problema e devi aiutare una persona e quella persona ti dà il suo progetto, che è come leggere una ricetta o una ricetta di un qualsiasi piatto ed è chiaro, allora sai dove aiutarlo. Se invece chi ti chiede una mano è in un contesto completamente Il pezzo di carta incasinato. sporco della tovaglietta dopo una carbonara. Esattamente, se chi ti dà le proprie istruzioni sono tutte confuse, non ne esci obiettivamente. Ci sono stati shot che ricordo essere stati rifatti da zero perché non si riusciva a capire cosa si stava facendo dentro il singolo shot. Erano Cioè, indecifrabili. a volte pensi meglio che lo rifaccio da capo piuttosto che capire cosa ha fatto questa determinata persona. Però questo, insomma, dipende. Il mio workflow è sempre stato un workflow di tipo pulito. Col tempo è cambiato molto e soprattutto adesso prende molto delle aziende dove ho lavorato perché mi ha definito degli standard. Anche, cioè, dopo tanti anni capisci anche che quello che facevi all'inizio poteva essere fatto meglio. Ma questo di qualsiasi dipartimento, Credo sia di normale. compositing, creando degli schemi. Se dovessi rivedere gli schemi che creavo anni fa, mi direi sì, potevo farli meglio, erano chiari da leggere, ma potevo sicuramente farli meglio. Molte cose magari ancora non mi erano chiare. Il mio workflow è cambiato molto, in realtà, è cambiato molto e si è adattato ogni volta al contesto in cui lavoravo. E di ogni azienda dove ho lavorato ho preso qualcosa. È quello il bello, anche la voglia di cambiare azienda, la voglia di vedere come cioè, tutte le aziende dove sono stato lavoravano in maniera differente. Nonostante i progetti fossero gli stessi sostanzialmente, però ognuno ha dei tool diversi, ognuno ha un modo di lavorare diverso, ha un modo di fare le review in maniera diversa, che secondo me è importante per l'artista capire queste cose, perché ti rende più completo, ti rende pronto agli imprevisti, perché alla fine il nostro lavoro è un lavoro di imprevisti e la differenza la fa chi davanti a un imprevisto sa uscirne abbastanza pulito e chi magari un po' rimane bloccato. Certo, beh, essenzialmente sei un po' una somma di tutte le tue esperienze che hai fatto nei vari studi, quindi ci sta. Più esperienze hai fatto, più hai acquisito il modo vari modi per smarcarti, diciamo, dagli imprevisti, come dicevi tu. Sì, quello è sempre stato un po' il mio obiettivo, ma questo è semplicemente un discorso personale, cioè ci sono persone che entrano in un'azienda e ci stanno 8 anni, Certo. giustificabilissimo, non è sbagliato. Io volevo semplicemente vedere cosa aveva il mercato da offrire da tutte le parti, cioè quello mi ha sempre... E tra l'altro poi ho incontrato un sacco di persone fantastiche, però questo non vuol dire che il mio metodo sia quello giusto, dipende un po' da come siamo fatti ognuno di noi. Ha preso una piega un po' troppo filosofica adesso. No, no, ci sta, ci sta, ci sta, Ci ci sta. sta anche a Tra livello l'altro, lavorativo, è una sì. cosa importante anche capire quelle sfumature che magari anche per un ragazzo che studia cioè che per il momento non ha ancora avuto esperienze, affacciarsi al mondo del lavoro è fatto anche di tante piccole sfumature come questa. Tra l'altro parlavamo proprio non mi ricordo più quale ospite, del fatto che compositing è forse una delle parti che più fa palloncino, nel senso che ci sono dei momenti in cui ci se servono miliardi di compositor, finisce il film e il E si sgonfia. reparto si È un sgonfia, per cui po' la nostra effettivamente... maledizione. Infatti, come dire, adesso cercando anche le varie persone da intervistare, la tua lista di film è forse quella più lunga, ma in generale quella dei compositor, un po' credo anche per questo motivo. Beh, io penso proprio di sì, se lavori poi nella post, sostanzialmente nella post-produzione, veramente immagini i progetti, ne fai tantissimi durante l'anno. Ma perché immagino un animatore che lavora animali fantastici,
è capace che ci lavora 2 anni, perché il progetto va avanti, è lungo, è complicato. Un compositor lavora lavora un film quando il materiale è già pronto, lo deve mettere insieme, lo deve migliorare, lo deve perfezionare, per poi quello che faccio io va al cinema, cioè l'immagine finale che alla fine un compositor crea va al cinema. Quindi il progetto è già fatto sostanzialmente, è per questo che lavori 3 mesi su un progetto, poi cambi, lavori 2 su uno, lavori 1 su un altro, poi dipende, poi se passi a serie TV, pubblicità, insomma qualsiasi sia il settore di riferimento, ti fai veramente tantissimi tantissimi progetti. Anche perché immagino, come dire, che alla fine il non vengono più le parole. Mi sono dimenticata la domanda nel mentre che la dicevo. E qui glisserò e andrò alla domanda della chat. Ovvero, che vogliono farti una domanda un po' spinosa. Ovvero, fare crunch time è un'usanza che è praticata nell'industria in cui lavori o non si usa farlo? Tu cosa ne pensi quindi del crunch time? Non posso parlare del crunch time di altri settori. Non so se in altri settori fanno crunch time. Io penso che fare crunch time, fare sostanzialmente gli straordinari, sia normale un po' dappertutto. Fare crunch time fino alle 5 del mattino non sarà mai normale. Quindi non pensate che per io quello che dico a tutti quanti che mi fanno questa domanda, bene o male, magari in altri termini, non è normale fare le 5 del mattino per un lavoro. Non sarà mai la normalità, c'è sempre alla base di tutto errori di progettazione, errori di programmazione, ma che possono andare anche dal ti faccio questo lavoro in una settimana quando magari ce ne vogliono 4. È un discorso complicato, è un discorso che a Londra il crunch time non essendo retribuito è un misto tra, a mio avviso, la legalità e l'illegalità. E però ci sono aziende brave a non farlo fare, ci sono aziende pessime che puntano anche probabilmente molto sul crunch time, e sostanzialmente devi un po' scendere a patti con la cosa. Puoi essere anche un artista che si rifiuta di fare crunch time. Non è obbligatorio, non sarà mai obbligatorio. Nonostante cioè, puoi semplicemente dire io faccio il mio, faccio le mie ore lavorative, posso essere flessibile fino a mezz'ora, un'ora, però non farò mai più di un'ora di crunch time. Puoi essere quel tipo di artista. È un settore pieno di concorrenza, è un settore dove mettersi in mostra a volte serve, però non sarà mai la normalità fare le 5 del mattino. Fare crunch time è un po' scendere a patti con se stesso. Quanto vuoi spingerti? Quanto vuoi perderci di salute? Perché fare crunch time è perdere salute mentale anche. Quello è un discorso personale, sta al singolo individuo capire se è giusto farlo o no. Io l'ho fatto. L'ho fatto a livelli terribili, l'ho fatto in maniera molto più tranquilla. Ed era il momento in cui volevi metterti in mostra, ovviamente, quello lì. Volevi spingere. C'è stato anche un momento dove tu sai che fare quel determinato crunch ti può portare dei riscontri positivi. Questo deve essere chiaro: nessuno lavora gratis, nessuno farà mai crunch time perché gli piace farlo. Puoi avere tutti i tornaconti che vuoi, possono essere economici, possono essere di carriera dentro l'azienda, ognuno può avere le proprie motivazioni. Io ho fatto crunch time pesanti solo su film per i quali ho messo il 200% di me stesso. 1917 ho fatto crunch time. Volevo chiedertelo, ma me lo aspettavo già la risposta. sì, no, io non parlo delle singole aziende, ogni azienda non so modo di gestire il crunch time, ma ho fatto tardi in a volte, cioè, capita di fare tardi in tutte le aziende dove vai, dipende da quanto sei disposto ad accettare certe cose. Tutto qua. Ho fatto crunch time su Avengers, ho fatto crunch time su 1917, su Black Widow in maniera leggera, dipende sempre. Poi
quando hai esperienza capisci anche quali sono i progetti che ti porteranno a fare crunch time, certo. Barra quali sono i clienti che ti porteranno a fare crunch time. Ci sono l'ultimo progetto al quale ho lavorato è stato Space Jam e è stato uno dei clienti più tranquilli mai visti. Veramente non ho mai fatto neanche un minuto di crunch time, nonostante vabbè, poi fosse in contesto di lavoro in remoto, di pandemia, molte cose sono cambiate, però tutto qua, insomma, domanda spinosa. Domanda spinosa, tra sì, l'altro subentra un po' l'etica anche a livello lavorativo, insomma. Esatto. Sempre domande piccante. Un po' cui bisogna stare attenti della risposta. Esatto. Però sì, è un settore difficile, se la domanda più presa in maniera più larga è un settore difficile. Sì, è un settore difficile, è sicuramente un settore difficile. Questo è giusto dirlo a chi intraprende questo percorso insomma, nel cinema o nei VFX, nella CG, in qualsiasi aspetto, è un settore molto difficile. Certo. Sì, poi bisogna anche, devo ancora trovare una persona di cui non dice del proprio lavoro, non è un lavoro, cioè è un lavoro facile. Che è una passeggiata. Esatto, cioè devo ancora trovare la persona che dice questa cosa del proprio lavoro. In qualsiasi ambito. Non l'ho mai conosciuta. Quindi ci sta. Bene. Ma tra l'altro, dai, ultimissima domanda, così giusto per concludere, a meno che qualche spettatore non voglia chiedere qualcosa. Quanto il compositing soffre gli errori precedenti, anche a livello di tempistiche? Perché nel nostro piccolo io immagino il reparto di comp intesi di Big Rock che ovviamente tutti i ritardi degli altri reparti alla fine c'è sempre il li facciamo recuperare in comp perché magari avvengono ritardi però la data di rilascio non è che cambia, quindi il cuscinetto finale mi immagino sia comp. Quanto comp Comp will fix it. Sarà sempre così perché economicamente è un vantaggio. Questo lo posso capire, nonostante per me, se vuoi, magari vuol dire più rogne da smistare, però se rifare un render costa 2 giorni, fixarlo in comp costa 1 giorno, hai risparmiato soldi. E per l'azienda guarderà sempre a questo, non guarderà mai al poverino lui, poverina lei, poverini noi. Sarà sempre una questione di soldi, sarà sempre una questione di budget e risorse. Quanto mi costa aggiustare questo problema? Innanzitutto quanto mi è costato questo problema? Perché qualsiasi errore ha un costo, non è tangibile, però è un costo. Certo. È un costo, i render hanno un costo, il tempo nella farm ha un costo, tutto ha un costo per l'azienda. E hanno tutti gli strumenti per capire qual è la soluzione migliore. A me, o come tutti quanti i compositor, viene chiesto di risolvere problemi assurdi, viene chiesto di fare roto sul CG, viene chiesto di aggiustare il tracking che non funziona, viene chiesto di aggiustare i roto che magari non sono perfetti. Sono tutte cose che, se fossero perfette, il mio lavoro sarebbe veramente una passeggiata. Perché è semplicemente mettere insieme determinati elementi, ma se ogni elemento non è perfetto è sempre quel discorso del 10% finale. Io metto tutto insieme, arrivo al 70%, poi devo arrivare al 90% e poi quel 10%, però io già, cioè, le mie energie sono già state ben che spese. Sì, comp soffrirà sempre di questo problema, però è parte stessa del comp quello di risolvere i problemi. Certo. Io ho risolto anche animazioni CG che erano stati animati male e sono stati riposizionati, sono stati rianimati. Cioè, ti trovi a fare di tutto, ti trovi a aggiustare qualsiasi cosa, problemi problemi di texture, problemi delle riprese anche, perché si dice, è facile dire, vabbè, quel render è venuto male, però quando, e lo si potrebbe rifare, ma quando una ripresa è fatta male? Quando girano con la camera, che ne so, Robert Downey Jr. e ha un pezzo fuori fuoco? Che fai? Vallo richiamare. Facciamo, scusa Robert, non è che potresti venire qua un attimo?
Purtroppo è così, cioè, è sempre risolvere problemi, è quello, perché è impensabile pensare che un processo fatto da così tanti step, che va dalla singola ripresa, il tuo shot inizia dal giorno in cui l'attore, dal giorno in cui il regista dice azione, il tuo shot inizia lì. Quello shot, quella ripresa farà un giro del mondo incredibile e arriverà a te, al tuo computer. Da quel momento al tuo computer è impossibile pensare che sia andato tutto perfetto. Mai, non sarà mai perfetto. Tutti gli elementi che sono dentro, non sarà mai perfetto. Il giorno che è perfetto sei abbastanza sorpreso, fai qua, wow, questo shot esce fuori da solo. Però, insomma, soffre parecchio di questa cosa. Ah sì, se ne accorgeranno anche i ragazzi intesi. Esatto, se ne accorgeranno, intesi. C'è sempre il, ma sì, Sempre si così. sistema in comp. E questo come lo facciamo? Facciamo in comp. Certo, Già però sentito, eh? si fa in comp. Composito deve anche essere un tipo abbastanza pronto a queste Eh cose, sì. deve essere obiettivamente pronto. Poi puoi sempre andare indietro e dire: senti, ma perché allora non risolvi questa cosa? Molte volte sono sceso a compromessi, perché magari per me aggiustare una determinata cosa erano 3 giorni di lavoro e per un altro dipartimento ero un giorno. È sempre il discorso può essere fatto anche al contrario. Quindi si arriva al compromesso, allora tu risolvi quella cosa e io risolvo altre cose. Certo. Però bisogna sempre essere aperti e disponibili, perché se tu ragioni come io sono soltanto, devo fare soltanto il mio, ho soltanto il mio spazio, se non ragioni, se i tuoi ragionamenti non vanno oltre la tua scrivania, è difficile fare conto. Ma è difficile fare avere qualsiasi ruolo dentro un'azienda di 500 persone o più. Sì, alla fine tu sei parte di un ingranaggio e il tuo lavoro non è mai solo per fare il tuo lavoro, ma il tuo lavoro deve sempre rispondere agli altri dipartimenti per poi arrivare all'effetto Esattamente. finale. Esattamente, sì. È così. Bene. Bene, Direi dai. che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ti Molto figo. ringraziamo davvero, davvero tanto. È È stato stato gentilissimo. super Grazie a voi. gentile, Grazie a voi, ragazzi. super disponibile. E super esaustivo alla fine, ci sono state anche delle belle domande quasi filosofiche a volte, così non ci facciamo mancare niente. No, E beh, grazie a voi, ovviamente. ti salutiamo da Roma, cioè Ah, salutiamo Roma, dai, ok. Ciao, Roma. salutiamo Roma, Sì. Sono a Treviso. io vivo vicino a Roma, Treviso. ok. Ciao Grazie ragazzi, mille. piacere, Grazie grazie ancora. ancora. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao. Bene, direi che anche oggi è stato estremamente interessante questa chiacchierata con un reparto che magari non sempre Scusa. viene, okay, che non sempre viene preso in considerazione. E noi ci vediamo il prossimo mercoledì, avremo con noi Matteo Bagnoli, un animatore che adesso lavora in Sony, quindi anche lì un personaggio estremamente interessante. Quindi vi aspettiamo mercoledì e dopo aver salutato Masotti salutiamo anche voi. Ricordatevi di seguirci sui social. Noi ogni martedì mettiamo il box domande da porre poi qua adesso in live ai nostri intervistati e vi auguriamo una buona serata da Big Rock. Professionale. Super professional. Hai visto? Ciao. Opera Jack. Ciao. Ciao.